Bene ragazzi, come vi avevo promesso, ecco qui il tour della casa di Meguro. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo nuovo video dal Giappone, infatti mi trovo nella mia nuova casa di Meguro, come potete vedere. In questo video vi farò un piccolo tour della casa e vi farò vedere un po' che cosa ho fatto durante questa settimana, perché sono andato a Team Lab con la mia amica Mariko Junior e anche Gabrielle, che è una modella carinissima, quindi sempre bello avere delle belle gnocche di bambù nei miei video. Poi vi farò vedere un po' tutto quello che ho mangiato. Devo dire, forse sarà un video un po' sconfusionato, ma voglio farvi un po' un riassunto e facciamo un matomè, mettiamo un po' insieme tutte le cose più interessanti che sono successe in questa settimana. Questo è un appartamento che ho preso con Airbnb, quindi se vi interessasse prendere la stessa casa, magari dove ha dormito Sebastiano Serafini, vi lascio tutto in descrizione se vi potesse interessare. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti e se avete delle domande o cose che volete che parlo in uno dei prossimi video, vi invito gentilmente a lasciarmi un commento perché tanto io leggerò. Tutti i vostri commenti mi fanno sempre tantissimo piacere, grazie sempre per sostenere questo canale. Se vi va lasciate un mi piace così sarà anche più facile trovare i miei video. Non perdiamoci in chiacchiere e buona visione! Adesso stiamo per entrare dentro a questa esibizione di Team Lab con Gabriella, Mariko, poi c'è Noboru che fa le foto. Welcome to Team Lab Planets Tokyo. Bene ragazzi, stiamo per entrare, mi hanno invitato e sono contentissimo, non vedo l'ora di vedere come sarà questa esibizione. Ragazzi, ecco la prima stanza. Mariko ha già cambiato vestito, guardate che bella. Oh my god, that's fun. Ragazzi, non riesco più a sollevarmi da terra, ma va bene lo stesso. Ragazzi, stiamo camminando su questa specie di tappeto. Junior può scegliere dall'applicazione qua di Team Lab quale effetto dare alle luci. Samantha comunque è metà giapponese e metà americana, se mi potesse interessare. Che spettacolo! Ci sono le carpe e i fiori di Sakura. Quest'arte rappresenta l'inizio della vita, come si è formata. Ragazzi, ci sono tante palle volanti! È una sensazione troppo strana, cioè sono qui, sdraiato per terra, sento la mia voce come su un altoparlante e sto guardando tutti questi petali che sono stati dipinti a mano a uno e sembra che ci stiamo muovendo e siamo fermi. Non so se nel video riesco a trasmettervi la bellezza di questo posto, ma è una sensazione troppo particolare, davvero meravigliosa. Il messaggio che vuole dare questo museo è che non hanno creato nessuna cosa nuova, è soltanto luce, colori, petali. Tutte cose che potete vedere anche una volta usciti da questo posto, però le arrangiano in modo diverso, in modo che potete anche voi provare la bellezza che c'è attorno alla natura e magari apprezzarla anche un po' di più, perché lo spettacolo che è la natura è davvero qualcosa di unico e spettacolare. Sono qui da Midori, che è il mio sushi preferito, e abbiamo preso questo che sembra davvero buonissimo, solo 1600 yen. Wow, ecco qui. Wow, guardate che spettacolo questo sushi. Buon appetito. E dopo aver fatto un po' di avventure al Team Lab, adesso vado a pagare le tasse. Le gioie. Sono a Shibuya comunque. Oh, ragazzi, momento brioche e caffè. Siamo a San Marco, è uno dei miei caffè preferiti. Ragazzi, momento cioccolateria. Guardate che meraviglia. Adesso mi faccio il caffè che me lo vado a bere al parco di Shinjuku Gyoen. È arrivato il momento della cena. Che bontà. Kanpai. Ragazzi, stiamo scegliendo cosa mangiare. Tamago. Sukiyakishio. Ah, gyoza tavetai ne. Un po' di seppie. È arrivata anche la Nagaimo. Io adoro Nagaimo. Questo è il pollo crudo che in Giappone si può mangiare. Pollo crudo. Sono arrivati anche i ravioli, un po' oleosi, ma guardate che meraviglia. Sasami, ragazzi, un po' di pollo. Yuzu Kosho e lumè. Wow! Tsukune, queste sono delle specie di polpette sugli spiedini. È arrivato anche il Tori Ramen. Guardate che bello questo ramo col pollo. Anche la zuppa è la zuppa di pollo.
siamo in questo ristorante italiano e abbiamo preso questo pollo alla diavola, presumo. Sarebbe il pollo con un piccolo demone, l'hanno chiamato. E poi una pasta un po' giapponese, che è la pasta con i funghi e il mentaico. Assaggiamo gli gnocchi fritti. Pollo alla diavola. Ed ecco la pasta. Non so come montare questo video, praticamente sarà una serie di cibi che sto mangiando negli ultimi giorni. Però mi sto divertendo un sacco e volevo far vedere un po' cosa ho fatto in questa settimana a Tokyo. Come vedete ho mangiato un sacco fuori, non è che sia andato molto in palestra, però vedremo di recuperare nei prossimi giorni. Buona colazione, un toast con un po' di marmellata e un uovo sodo. Ecco il pranzetto di oggi con il zucchero dall'Hokkaido. Buon appetito! Se vi chiedete che cos'è questo, questo si chiama Renkon. E la cosa bella di questo ristorante è che danno sempre in onda Tom e Jerry. Ciao ragazzi, oggi vi faccio fare il tour della casa di Meguro. Già, 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 già. Questa è la casuccia che ho preso con Airbnb, vi lascio tutti i link in descrizione per chi volesse affittarlo. Devo dire che è una casa in pieno stile non giapponese, però il letto è comodissimo, davvero, provatelo. Qui c'è la sveglia, poi qui c'è un divano dove potete leggere i vostri libri preferiti, Forbes Asia, e c'è tantissimo spazio per i vestiti. Poi qui c'è lo spazio lavatrice, cioè nell'armadio c'è dentro una lavatrice. Vedete, è una casa abbastanza moderna. Poi è in centro a Meguro, se l'affittate nel periodo del Hanami, che quindi ci sono i fiori di ciliegio, sono tutti lungo il fiume che avrete praticamente davanti a casa. Wow, guardate che meraviglia. Gustarsi Sakura con lo champagne e le fragole, cioè volete mettere. Buon appetito. Adesso che c'è poca gente è proprio un posto romantico, guardate che roba, signori e signore. Con il tifone che è arrivato, questo fiume è diventato praticamente rosa, vedete? Speriamo che resistano ancora qualche giorno, perché questi sakura sono proprio belli. Un'altra cosa che mi piace molto di questo appartamento è che c'è questa specie di terrazza. Ah, è veramente rilassante essere qui a Tokyo. Poi questa zona di Meguro la adoro. Poi qui c'è un po' di arte moderna, che comunque è decorativa. Frigorifero super spazioso, anche se dentro un po' deprimente visto che non c'è nulla. Il forno a microonde, la macchinetta per fare il riso, il bollitore e anche il tostapane. Poi questo, oddio, non ho mai capito che cos'è, vabbè, qua c'è un recipiente a forma di ananas. Un sacco di posate. Qui c'è un altro balconcino, che comunque ci sta. Ma entriamo nello spazio bagno. Qui c'è la toilette, che ovviamente è super computerizzata, come potete vedere, come piacciono a tutti i giapponesi, perché non potete avere un appartamento moderno senza avere un cesso degno. Comunque devo dire che un sacco di miei amici italiani hanno provato questo bagno e hanno detto che comunque merita. Oh, qui c'è un sacco di spazio per mettere tutte le vostre cose. Devo dire che la casa già arrivava con il cotton pioc e altre varie cose che magari potevano servirvi, tipo la lacca per i capelli, che sapete io ne faccio un grande uso. Proseguiamo adesso che andiamo a vedere la vasca. La vasca è bella spaziosa e super profonda, non so se ve ne rendete conto, però è bella profonda. E in più ci sono delle paperelle, che devo dire che non giocavo con le paperelle da quando avevo 3 anni, però meritavano. Poi quella cosa bella che mi piace dei bagni giapponesi è che premete Jido e in automatico la vasca si riempirà per voi, e quando è piena si ferma. Non premete questo pulsante, perché questo è per chiamare aiuto. Vabbè ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e ditemi che cosa ne pensate, quali tutte queste meravigliose cose che ho mangiato vi ha intrigato di più, o che cosa vi ha interessato di più in questo video. Voglio davvero scoprire che cosa ne pensate anche voi. E che dire, noi ci vediamo al prossimo video, un mega abbraccione da Seba e grazie, grazie sempre per vedere sempre i miei video. Un ciaone e alla prossima, ciao! Ragazzi, guardate che meraviglia, non sembra nemmeno di essere in un aeroporto, sembra di essere in qualche stradicciola di Kyoto. Poi c'è un sacco anche di cose da comprare. No vabbè, ci sono anche i portachiavi di Miyazaki. Per il nostro pranzo abbiamo scelto il Mabo Tofu, che ancora non l'avevo mangiato da quando ero arrivato qui. Mabo Tofu. È arrivato anche il Tantanmen e il riso Chaohan e anche uno shumai. E ragazzi, quando volo uso sempre queste maschere, che sono favolose, perché per 10 ore vi tengono la gola, il naso e la bocca bella idratata. Ci sono queste maschere in cui dentro puoi mettere questi cosi per cui vi terrete la pelle fresca. Non so se a voi capita, però io quando volo spesso ho la pelle secchissima. Grazie a queste maschere non ce l'avrete più. Waking up as the sun goes down, meeting up with some boys in town where